Aspetta, aspetta, che mi sembra di sentire un rumore familiare. Mi sa che qua c'è qualcuno che è tornato all'ovile, eh? Dici, è tornato ad allenarsi. Eh sì, voleva andarsene in giro, poi nessuno l'ha calcolato e è tornato qua. Le uova bisogna mangiare. Le uova, che c'ha secco vile, mo. Oh, Giovanni, ma allora è proprio vero, sei tu, bentornato innanzitutto, Sì, vabbè, Giovanni, ovile nel senso della pecorella che ritorna da dove era partita, come la parabola, capisci, Giovanni? L'ovile, oh, la pecorella. No, sì, no, la parabola la faccio fare io, se non la finisci, mo, vediamole, mo, che l'estate ha cominciato da un bel pezzo. E tu tieni una panza che fai vergogna, no. Su questo hai ragione, però scusa, una cosa alla volta, dimmi innanzitutto com'è andata a finire poi la storia che te ne volevi andare. Com'è andata a finire? Insomma, avete fatto salire un poco la scimmia, e allora io mi sono guardato un poco attorno, perché noi gaetani siamo gente di mare, dobbiamo viaggiare, non è che Putin sta qua come le cozze sullo scoglio, capito? E cioè? Come la cozza allo scoglio, cioè aggrappata, sembra allo stesso punto. Cazzo, questa è una metafora, e che cazzo? Metafora? Giovanni, metafora, no, semmai. No, questa è proprio una metafora, perché puzza, siccome siamo in palestra e la gente col caldo suda, si squaglia, noi non si mette la maglietta, e allora arriva tutti fieto. Noi non si mette la maglietta. Tanfo. Lo senti il tanfo? Perciò metafora. Vabbè, dopo questa spiegazione poetica torniamo al punto. E te ne volevi andare? Perché stai ancora qua? Scusa. Infatti. Che io ho chiamato un po' di palestre nel nord, ma ci sta un livello di ignoranza, guarda, che è una cosa incredibile. Ah, lì, non sanno come si squarta, come si sternecchia, mentre si allenano questi non alluccano. Ma come cazzo si fa? Ma come si fa, infatti? Bravo, mi dai ragione pure tu. Comunque, continuando a cercare, perché devo dire la verità, rispondendo al telefono sempre delle belle guaglie, delle belle parnocchiette, che proprio lo sentivi già da telefono, che facevano Ma Giovanni, ma scusa, allora se c'erano pure le parnocchiette, dai, le quaglie. Ma poi un giorno stavo chiamando uno di questi centri autocazzo, si chiama, a Parigi, e mi ha risposto un tale Charles Finance. Gioca, cazzo, come cazzo si chiama? Chi? Jonathan, forse. Ma non è il nome, l'importante è che questo parlava, e mi arrivano un po'. Richiudi! Bravo, vedi che le cose le sapete quando vi impegnate. Per cui ho fatto tutto un ragionamento. E che ragionamento hai fatto? Qual è? Dici. Allora, dici. Se devo andare fino al nord per stare in mezzo agli richiudi, tanto male che sto qua da voi. Ma no! A qualcuno piace presto.